Queste foto vengono dal Giappone. Sono state scattate da Masaru Emoto. Il signor Emoto ha sviluppato un grande interesse per la struttura molecolare dell'acqua e per ciò che la influenza. L'acqua è senz'altro il più ricettivo dei quattro elementi. Per questo motivo Emoto ha pensato che forse poteva reagire anche a stimoli non fisici. Perciò ha impostato una serie di studi, ha applicato degli stimoli mentali e ha fotografato il risultato con un microscopio a campo oscuro. La prima foto mostra l'acqua della diga di Fujiwara. In questa invece vedete la stessa acqua dopo che ha ricevuto una benedizione da un monaco buddista zen. In questa seconda serie di foto il signor Emoto ha stampato delle parole. Le ha incollate su bottiglie d'acqua distillata che ha lasciato all'aperto durante la notte. La prima foto mostra l'acqua distillata allo stato puro. C'è solo la sua essenza, insomma. Le foto successive, come vedete, sono tutte diverse. Questo è il simbolo dell'amore. E qui abbiamo un grazie. Potete vedere il punto in cui l'ha attaccata alla bottiglia, qui. Ma chi di voi sa leggere il giapponese lo sa già. Emoto sostiene che la forza motrice di tutto questo è il pensiero, ovvero l'intenzione, anche se nessuno sa come esso effettivamente influisca sulle molecole. Tranne le molecole d'acqua, naturalmente. È molto affascinante se pensate che il nostro corpo è composto per il 90% di acqua. Fa pensare, non è vero? Se i pensieri possono fare questo all'acqua, immagini che cosa possono fare a noi.